E buonasera e bentornati all'appuntamento della Peripesca Live ogni lunedì sera alle 21:30. Io, il Beppe, il buon Emanuele, che stasera ha lavorato un giorno e quindi non si... ha lavorato un giorno e quindi è stanco, pazzerotto, raggio di sole. In più gli ospiti che vengono dal gruppo dei matti che fanno parte di World Fishing, che hanno delle serate tutte loro, che fanno gli ospiti e quant'altro. Questa sera un argomento tutto italiano che vi spiegheremo fra poco, dove entrerà anche in campo un video del buon Ripamonti. Ma prima di partire con l'argomento della serata che vi spiegherà approfonditamente il buon Beppe, io direi che possiamo andare giù con la sigla. Sì, vabbè, vabbè, Gallo è preso proprio in... Ma buon Beppe, perché il Beppe ne sa. Allora, intanto subito, buonasera a Stefis91 che ha followato ancora prima che iniziasse la live. Quindi buonasera, buonasera al buon Barbaxo. Ma che cazzo dici buonasera? Sei qui? Sono Anziano. qui. È educato, ragazzo. È educato, ma scusa, perché devi punire l'educazione? È un ragazzo educato. Oh, ma c'è qua, No, guarda ragazzi. che, chi c'è nascosto oggi? Ma posso Grazie, chiudere? buonasera a tutti, scusate Sì, se ma come si fa? No, vai a dormire, figlio. Buonasera, Christian. Benvenuto, benvenuto. C'è anche Pierdo, ci ha messo un mese, ma questa sera è con noi Pierpaolo Garbone. Pierpaolo, buon Ah, ma Pierpaolo, posso chiudere? Ma lo buonasera cacciate Mauro questo? Ma come si Renna, fa? Vai a benvenuto. dormire, Dio Allora, buono. intanto Cristian Lino 95, Mauro Renna 90, benvenuto a tutti i ragazzi giovani, giovani. Buonasera al Masnos, è arrivato Masnos anche di qua, ragazzi. È tanta, tanta Ti roba, eh. trasciniamo proprio. Allora, questa sera l'argomento, Beppe. Tanto vede appunto molto protagonista il buon Gallo questa sera, che è proprio di zona, che ci parla della sua cattedrale. È E un non gallo sta di zona. Siamo anche in divisa questa sera, visto? io, Messo e, anche in divisa. soprattutto vai alla grande con l'audio stasera. Allora. Sì, bravissimo. È una presa per il culo? No, no. Sì. No, sei un Sei po' andata male? Sembri Papa Francesco la domenica mattina. C'è troppa Siete frociaggine. bastardi come pochi. Ma Siete prima dei ti si sentiva bastardi. bene. Oh. Voi dovete fare qualcosa per i vostri setup. Come va lì in segreto? Come va lì al centralino, al call center, Pietro? Mamma mia. No, io vi Che amo. io non sapevo di essermi collegato, stavo cercando di capire qualche cosa. Io ti piglio a testate quando ti rivedo. Te devi imparare a usare quella maledetta Grazie. piattaforma. Allora, guardate le cuffie Comunque ho che mandato un parlano. link sul Non si gruppo vede. che penso che riguardi anche la serata. Sì, quello delle firme. Allora, una cosa importante: chi è entrato lato amministratore rientri tramite ospite, perché Io faccio apposta, l'amministratore. sono uscito. Bravo. Allora, prima cosa andiamo subito a vedere un video del buon Ripamonti, così ci spiegano un attimino quello che è l'argomento di questa serata. Vediamo se riesco a condividerlo. Allora, speriamo che funzioni, ragazzi. Noi ci proviamo. Lo shariamo non in 1080, così perlomeno è un po' più light. Vediamo cosa ne viene fuori. Ragazzi, ci sta per chi è in chat. Ciao Jack Nihira, ottimo cognome tra le altre cose. Ragazzi, andrà un pochino a scatti, speriamo che si senta. Ah, mi sta morendo la telecamera. Audio. Io faccio partire il video e vedo se riesco. E beh, esci un attimo e mettiti a posto il video. No, intanto vi metto il video a voi e poi vediamo un Appunto. pochino. Io l'avrei già messo, ma no. Ah, dov'è? Aspetta. Perché non lo vedo? Chi sono, una persona anziana? Ti devi autocondividere. L'ho autocondiviso, Beppe. Io sono anziano fino a un certo punto. Ah, La tua eccolo qui. pausa si sente meglio adesso? Sì, no. Allora. Buonasera, bentornati su mio canale. Oggi Zittitevi, voglio zittitevi. parlare di un luogo a me particolarmente caro, ma che è comunque un Mutatevi. pezzo di storia della nostra pesca sportiva.
Le valli del Mincio. Lo è personalmente perché ho dei ricordi meravigliosi di Mozzambano, di Valeggio sul Mincio, dove da bambino andavo a pescare, venivo portato a pescare da uno dei miei grandi maestri, che purtroppo non c'è più, il maggiore, che era un maggiore dell'aeronautica, Berta, che è grande maestro, a cui ho dedicato tra l'altro sicuramente almeno un libro. Ma il Mincio, che forma i laghi di Mantova, è il papà putativo del carfishing italiano. Perché il carfishing italiano nasce grazie a Luca Foroni, grazie al negozio La Mincio, grazie anche un pochino al sottoscritto, grazie a Carpitali, quindi quell'area geografica benedetta. Il carfishing italiano trova le sue natali proprio in questa zona. E quindi è un luogo definitivamente storico, importante, importante per chi ha amato la pesca sportiva, per chi ama la pesca sportiva, perché ci porta indietro nel tempo e ci ha regalato delle emozioni fantastiche. I tre laghi di Mantova sono stati luoghi di grande pesca, va detto anche di grande inquinamento, va detto anche di grande bracconaggio, ma comunque dei luoghi che hanno lasciato un segno nella storia del nostro. Che è successo? Nel nostro hobby. Ora, il 3 ottobre di quest'anno è stato emanato dalla Regione Lombardia un decreto che vieta la pesca nelle riserve naturali delle valli del Mincio e di Ballazza, quindi il lago superiore e il lago inferiore, togliendo di fatto agli appassionati di pesca una possibilità gigantesca, forse la più grande che c'è, perché sono luoghi altamente frequentati. Ed è quasi inconcepibile questo atteggiamento particolarmente rigoroso, laddove ad esempio nelle aree marine protette è possibile pescare con la canna pagando un permesso. Questo atteggiamento estremamente rigoroso del o tutto o niente, che penalizza appunto gli appassionati, penalizza tutto l'indotto che sono i negozi di pesca, che sono le strutture alberghiere che spesso, storicamente, vengono utilizzati dagli appassionati che vogliono andare a pescare in quella zona. Quindi un eccesso di zelo, diciamo così, da parte di chi è emanato dalla Regione Lombardia, che penalizza tante persone e toglie il diritto agli appassionati, quali non sono appassionati degli anni 60 o 50 o ancora prima, o anni 70 direi, ma sono appassionati moderni, sono appassionati che fanno della politica, dell'etica del catch and release il loro punto di forza. Il pesce nei laghi di Mantova non viene catturato per essere mangiato e quindi il prelievo è assente, e quindi si tratta di pesca altamente sostenibile. Non solo, ma forse questo chi ha emanato questo decreto non ne tiene conto o non ne ha conoscenza. La presenza di appassionati di pesca sportiva in queste zone pregiate da un punto di vista naturale e ambientale funge da deterrente per il bracconaggio, che è una delle grandi piaghe anche di quelle acque, perché ne abbiamo parlato tante volte, come le strutture paramilitari lipovene, italiane e di bracconieri più in genere abbiano rivolto le proprie attenzioni anche ai laghi di Mantova. Poi diciamocelo francamente, la parte del superiore dei laghi di Mantova ha una certa importanza ambientale indiscutibile, ma chi conosce i laghi di Mantova sa perfettamente che il lago inferiore e la successiva parte del Mincio è letteralmente terra di nessuno. Sono zone con un livello di inquinamento ambientale talmente elevato da diventare quasi pericolose, perché per decine di anni l'industria chimica lì vicino ha scaricato chissà che cosa dentro il lago, ci stanno dei fanghi indubbiamente sicuramente tossici, non credo di inventarmi niente pur non avendo alcun titolo in materia, ma io ho frequentato quelle zone in barca e a piedi per tanti anni e non sono certamente zone da tutela ambientale, sono ben altre le zone di tutela ambientale, ma sono zone di pesca sportiva o ricreativa dove uno cattura un pesce e lo rilascia. Quindi questo atteggiamento particolarmente duro nasce, e intransigente oserei dire, nasce da una scadente conoscenza del
territorio su cui si va poi a legiferare. Fa piacere vedere che si stanno muovendo in tanti, si stanno muovendo ovviamente le associazioni di pesca sportiva e di bass fishing, e non solo, la Federazione Italiana Pesca Sportiva si sta muovendo. Insomma, ci stiamo muovendo un pochino tutti quanti, noi appassionati, perché? Perché è stato perpetrato un'ingiustizia, è inutile dirlo, un'ingiustizia non motivata. In particolare, appunto, se andiamo a vedere che ci sono delle aree talmente devastate da un punto di vista ambientale che proibirne la pesca è veramente sciocco. Quando addirittura vengo poi a sapere che nella parte superiore ci sono delle zone in cui è stata interdetta la pesca sportiva, che in realtà erano dei luoghi di ritrovo per soprattutto bambini, minorenni, ragazzini, che magari dedicavano le loro attenzioni alla pesca sportiva piuttosto ad altre attività. Ecco, forse il politico, chi legifera, dovrebbe pensare molto bene a questi aspetti della pesca sportiva, che non è fatta semplicemente della cattura del pesce, ma spesso e volentieri è un fantastico strumento di educazione che permette ai ragazzini, ai più giovani e anche ai meno giovani, di allontanarsi da situazioni che altrimenti potrebbero essere pericolose o comunque da un punto di vista legale poco accettabili. Io vi ringrazio, spero che questo Scusate, ha deciso di bloccare. Questo mio piccolo contributo possa avere, fornisca un aiuto ai nostri amici di Mantova e non solo. Vi prego di iscrivervi al mio canale, perché troppa gente non si iscrive, circa l'80% di chi vede questi contributi non è iscritto, ed è un peccato, perché questo canale potrebbe crescere e voi, solo voi lo potete far crescere con la vostra iscrizione. Mettete il mi piace se vi interessa, iscrivetevi, perché quando saremo in tanti anche la mia voce avrà un peso completamente diverso dal piccolo peso che in questo momento riesco ad avere. Grazie e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao. Io che vi devo dire, quando vedo il buon Gipa, cioè veramente di quei livelli, dov'è, come lo levo così, vai. Oh, Beppe è sempre mutato, il buon punto pesca. Allora, questa cosa qua fa da aggancio per poi parlare dell'argomento di questa sera. Ora, parlando appunto di Laghi di Mantova, io avrei bisogno di parlare con il buon Gallo, dato che comunque tanto buonasera al buon Beppe Fisherman, benvenuto, buonasera. Ciao, ragazzi, una cosa importante, la voce del buon Ripa può crescere di valore se voi vi iscrivete al suo canale. Se invece voi qui su Twitch ogni tanto fate un abbonamentino, no? Una donazioncina, cresce anche la nostra importanza e soprattutto possiamo comprare delle cuffie decenti a Pietro. O un microfono decente per me, magari. Il microfono a Gallo. Sì, 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 no. Sì, no. Allora. Non ti piacciono proprio queste cuffie? Ti faccio vedere quelle che c'avevo quando facevo le prime live. Sembri il cecchetto negli anni 80 col microfono, col microfone. Pronto signora, un'offerta meravigliosa per lei, un completo di pentole. Allora Gallo, io lascerei la parola a te, perché comunque vorrei il tuo punto di vista. Io credo che quello che è stato detto comunque dagli Fonti abbia ben poco da essere commentato dal punto di vista della ragionevolezza o meno, perché penso che siamo tutti d'accordo che è un distillato di sante parole. Detto questo, però, lascio anche la parola a te, che sei uno dei diretti interessati sull'argomento e che puoi darci comunque un punto di vista più specifico. Vediamo se riesco a metterti in prima linea. No, ci sono messo me, ora ti ci metto te. Vai. Eccolo. Allora, è un tema veramente, veramente delicato. Che allora, Roberto ha segnato tutti gli step fondamentali di questo tema. Ha dato una visione, diciamo, da esterno, giustamente, ma anche se lui l'ha vissuto, però ha dato una panoramica di esterno di quello che è la situazione, di quello che è stata la situazione di Mantova e di come è nata, perché Mantova è stata, come l'ha detto lui, un po' la culla sì del carp fishing, ma anche di tantissime altre tipologie. Attualmente è uno dei campi gara ancora per la pesca al colpo più blasonati, è stata una delle aree che ha dato anche la nascita al bass fishing in Italia, perché Mantova era sempre stato uno dei punti fondamentali. E io purtroppo sto vivendo e ho vissuto, diciamo, quel periodo di cambiamento e di evoluzione
dei regolamenti. Io col club mio e con i ragazzi del territorio, con gli altri club del territorio, siamo sempre stati in prima linea, in guerra, letteralmente in guerra, con tutti i discorsi che ha fatto, inquinamento, bracconaggio, regolamenti fatti a caso. La situazione oggi è un po' è delicata perché ci siamo trovati dalla sera alla mattina è riemerso un regolamento che era assopito, che era sotto, è la polvere sotto il tappeto. È praticamente come se tu tornassi a casa la sera d'aver fatto spesa e davanti alla porta di casa ti trovi un lucchetto, neanche le serrature cambiate, ti trovi un lucchetto e una persona lì che ti guarda e ti dice non puoi entrare, ma cioè è casa mia. No, perché poi vieni a scoprire che il tuo padrone di casa non è il tuo padrone di casa, ma è chi è in affitto e quindi tu come pescatore sei un subaffittario, non so come si chiama. E quindi chi ti ha dato il contratto di affitto non aveva la possibilità di darti un contratto d'affitto. Quindi il padrone dei muri, il vero padrone di casa, ha messo quel lucchetto lì e ti dice mi spiace signore, voi non potete più entrare. Da dove nasce tutto questo? Nasce purtroppo da un regolamento che era in essere nel 91, mi pare, nel quale ha dato potere all'attuale Parco del Miccio, okay, che va benissimo, ha creato delle zone di tutela, delle zone di interesse, che però queste vanno a cozzare con tutto quello che c'è stato dal 91 a venire ad oggi. Praticamente Regione Lombardia, provincia, hanno fatto dei regolamenti, hanno emesso delle leggi e così, purtroppo senza interpellare quello che è il padrone di casa. E perché questo incendio è scoppiato? Perché purtroppo c'è stata una piccola scintilla che ha alimentato, diciamo, un po' la paglia che c'era, che è stato un regolamento uscito nel 2023, cioè quindi esattamente un anno fa, dove i laghi di Mantova finalmente sono diventati praticamente no kill. Quindi se io vado a togliere quella che è la mentalità e la possibilità, il giochino per determinate persone, qualcuno si è un attimino inalberato e ha incominciato a soffiare su questa scintilla per poi creare questi incendi. In poche parole, o ci fate portare via o se no ve lo facciamo chiudere. Purtroppo è andata così. Cioè, o si fa, non voglio fare nomi, non voglio fare niente, però... facciamo i nomi! No, io non, allora per ruolo non, attualmente non posso. Giovanni! Luigi! Però sicuramente c'è un Piero, Giovanni, un Luigi, un Mario, un Marco, sicuramente. Donati! Un Emanuele, sicuramente un Emanuele. Dobbiamo fare il cartonato da mettere... E quindi purtroppo la situazione ad oggi la situazione è questa. È riemerso questo regolamento che era bene o male la polvere, come dicevo prima, sotto il tappeto, che praticamente vieta, cioè riporta a vietare quello che erano le zone di tutela della fauna e le zone di interesse del Parco del Miccio. Quindi tutta la parte nord del lago superiore, il buon 80% del lago superiore, compresa la sponda della Canottieri, mitica storica sponda della Canottieri, dove il buon Repamonti diceva zone nelle quali gente minorenni si trovavano per pescare, imparavano a pescare, perché cioè, noi abbiamo fatto tanto come club, ma faccio un nome che è la Basseco, ha sempre portato assieme all'Italy Bass Nation tutto un discorso di insegnamento di pesca ai ragazzi e ai minori. Quindi quella zona lì adesso è vietata, non si può pescare, si può pescare solo dal piede in alcuni punti, però da natante, quindi bellibot, barca, è vietato.
il 90% del lago di Mantova, forse anche di più, è inaccessibile da riva. Inaccessibile. Quindi, di conseguenza... Domanda banale, no? Non si può pescare. E nei laghi di Mantova il cormorano è tollerato? Allora, nei laghi di Mantova il cormorano è tollerato perché posso condividere? Certo, dimmi quello che devi condividere e io... Guarda, allora, condivido una finestra. Ce n'è già una dietro di te? Ah, no. No, c'è qua la mia finestra, decreto questo qua. Allora, la mappa di pesca dei laghi. Provate a condividere. Condivido. Se, ecco, mi è apparsa. Sta caricando. Ok. Che è un po' quella che ha messo anche il buon Ripa, giusto? Esatto, sì, perché è giusto condividerla, perché così almeno si riesce un attimino a capire. Scusa, di che cosa Gallo. si sta parlando. Dimmi. Gallo, scusami, ma ci sono i pescatori professionisti nei tre laghi? No, non più. È stato il parco, per fortuna col Parco del Mincio, l'ultima licenza del pescatore, l'ultimo pescatore professionista, però tra l'altro l'avevo anche conosciuto, è decaduta. Ci siamo giocati di Gallo. È decaduta anche la sua connessione, lo stanno boicottando. C'è qualcuno che gli ha tagliato i fili della fibra. Eccolo, è tornato. Intanto, guarda, dato che aspettiamo il Gallo, dottore, ti ricordi il cormorano che dormiva intensamente nel lago? Sì, me lo ricordo. Dormiva tanto intensamente. Ciao Ale, come stai? Ti è passata un po' la febbretta? Febbretta, il febbrone a cavallo. Facci sapere. Allora, quindi stavi dicendo, cioè, pescatori professionisti non ci sono, quindi quelli non sono, no, che diciamo che si mettono di traverso. No, non sono quelli, ma purtroppo per fortuna Mantova è molto frequentata e c'è ancora, essendo comunque un ex lago di pescatori professionisti o comunque di, diciamo, di pescatori nel vero senso della parola. Ok, purtroppo la mentalità è rimasta quella. Quindi, è rimasta la mentalità, perché possiamo dire che il personaggio in questione è il signor Padellaro. Allora, una parte sì, è il signor Padellaro. Gli altri sono quelli che grigliano direttamente sulla sponda. Allora, uno dei, cioè, tempo fa, 2023, quel decreto che è stato emanato per il discorso del no kill è nato perché hanno trovato della gente con tipo una quindicina, ventina di lupi. Scusami, una quindicina di lucci nel baule della macchina, perché hanno fatto giustamente, cioè, la FIPS, tutte le associazioni così fanno dei ripopolamenti. Per fortuna stanno funzionando, hanno funzionato così, però ripopolamenti con lucci da 70-80 centimetri, bene o male c'era chi andava a pescare col vivo in barca, a piedi e così, in quel momento lì dopo il ripopolamento, quindi proprio a Mantova si dice pongava le persone, cioè nel senso faceva stalking proprio su quelli che facevano i recuperi e i ripopolamenti, per andare a vedere quando rilasciavano il pesce. Quindi da lì è nata, si è mosso il tutto, giustamente le guardie e tutti si sono rotte le scatole, perché dicono, cioè, spendiamo migliaia di euro per fare ripopolamenti e poi dopo nel giro di due giorni qua bruciano tutto. E quindi la mentalità, Beppe, è quella, purtroppo, un pochettino. Adesso abbiamo la fortuna a Mantova di avere tantissimi ragazzi molto molto giovani che hanno la testa sulle spalle e che fanno la pesca al luccio, la pesca al basso, street fishing, quindi... Ma quindi, Gallo, ci sta. La questione è che per pochi stronzi hanno chiuso tutto, come sempre in Italia, giusto? Bravissimo. Più o meno è quello che succede sempre in Italia. Però posso chiedermi... Allora, è nato più che altro per un discorso. Allora, cioè, il fatto sì... Per il,
per non portare a casa, no, io non ti do la possibilità di portare a casa il pesce, ti faccio il macello. Ni. Sono andati a toccare un argomento che negli ultimi anni è molto delicato nel mio ambito, che è l'ambito delle gare, perché la modifica del regolamento è stata fatta per le manifestazioni, cioè l'hanno presa talmente larga che sono andati a vietare le manifestazioni nelle aree dedicate del Parco del Mincio. Di conseguenza il Parco del Mincio è stato obbligato a dire: oh signori, guardate che c'è questo regolamento qua che è vecchio, io fino adesso non ho detto niente, perché il campionato italiano è stato fatto, il campionato italiano a squadre, quindi cose ne sono state fatte, stesso quest'anno, cioè l'ultima tappa del campionato italiano Bellibot è stata fatta i primi di settembre, qui ero a casa col Covid, io purtroppo, ma comunque è stata fatta lì. Però di conseguenza hanno detto: c'è tanta gente che va a pescare, tanti bellibot vediamo, tante persone che imbarca col motore elettrico, quindi, ma non si possono fare le manifestazioni, di conseguenza cosa facciamo? Togliamo i campi gara. Togliendo il campo gara e dando la possibilità di andare in deroga anche al discorso dei campi gara, di conseguenza riemerge il vecchio regolamento e di conseguenza è vietato pescare. Porca boia. Allora, per fare, scusami Beppe, per fare un po' un paragone, per magari ci fosse qualche toscano che ci segue, è come se domani, ragazzi, voi andaste sulle sponde del lago di Massaciuccoli e tutto il complessato del Massaciuccoli fosse chiuso alla pesca. Bravissimo. Il concetto è quello, dall'oggi al domani, perché anche noi abbiamo un ente parco nel Massaciuccoli che nessuno... Tanti addirittura non sanno neanche che esiste un ente parco del Massaciuccoli, ma potrebbe un giorno svegliarsi e fare una cosa del genere. Purtroppo sì, cioè nel senso, adesso ci sono ovviamente questo discorso qua, l'ha detto anche Ripamonti, ha spaccato le gambe a tutto l'indotto, sono nati nei negozi di pesca negli ultimi periodi per il discorso della pesca al basso, della pesca al luccio, della pesca all'aspio, e gli alberghi si stavano un attimino riportando su per il discorso, la gente viene a provare, quindi devo dargli l'ospitalità, quindi cioè, tutto quel meccanismo poteva essere rialimentato. Ma posso chiudere? Ma lo invece pensate, adesso come adesso ritornare in blocco. Vai a dormire, Dio. Tutto quello che è successo anche nel settore del trato torrente, che hanno vietato il discorso del ripopolamento delle cose, hanno tagliato le gambe. Ecco, io parlo sempre di Subiaco, che è qua vicino a me, quindi ci sono ristoratori e tutto quanto, che si erano aperte strutture nuove, ricettive. Ma posso chiudere? Ma lo cacciate questo? 4-5 anni, ho parlato 6-7 mesi fa con uno di questi, ha detto: noi prima Subiaco era sempre pieno, perché l'Altaniene comunque organizzava trofei, organizzava gare e tutto quanto, quindi venivano giù solamente per una gara di fine anno, venivano quasi giù 1000 persone. No, ma è così purtroppo, cioè nel senso, cioè, Ripamonti l'ha detto benissimo nel suo video, cioè lui ha fatto un cappello introduttivo di quello che è perfetto, quindi cioè, Mantova è conosciuta, è sempre stata conosciuta per la pesca car fishing, per la pesca al basso, per la pesca al luccio, un po' meno luccio stava venendo, cioè ragazzi, io vedevo della gente dall'anno scorso, vedevo della gente a Mosca sui laghi di Mantova che si divertivano in maniera spropositata, cioè a Mosca, a Mantova ti diverti, a Lucci. Scusate, adesso come adesso cioè poteva essere un nuovo spot di dove c'è una pezzatura media di 80-90 cm da fare a Mosca, cioè, e ne fai ad uscita 3-4-5 lucci anche, ok? Però e col discorso del no kill questa cosa era esplosa, adesso come adesso siamo in questa condizione qua. Io prima ho condiviso la mappa, diciamo, dei punti di divieto, dove potete vedere che prima tutta la parte nord, dove c'è scritto riserva naturale Valle del Mincio, e tutta la parte sotto riserva naturale, non tutta, parzialmente la parte sotto riserva naturale della Vallazza, erano libere dalla pesca, cioè tu potevi andarci in barca. Adesso come adesso
quelli lì sono vietati. Quindi ti rimane tutta la parte del lago di mezzo, inferiore, e una parte piccolina del lago superiore. Mamma mia, hanno veramente falcidiato. Cioè. Tanto ringraziamo, cioè, vi voglio bene, ma che cazzo, JQ, bravo, eccetera, e anche 19ZP Orfield, bravo, così. Posto così. Perché non si è visto il widget? Io l'ho visto il widget tutte e due le volte, ma voi dormite, parlate delle vostre cose, mi smandrugiate. C'è un altro, ragazzi, ve lo dico, arriva la pubblicità. Vediamo se posso posporla. L'ho posposputa. Vabbè, ho messo in pausa per 5 minuti. Gallo, volevo chiederti una cosa. Quindi secondo te, o secondo voi, visto che tu comunque ti confronti con tutti quelli che sono colpiti da questa cosa, cioè il padellaro di turno è uno importante, perché ha potere politico per smuovere e decidere di andare lì e rompere i coglioni, e subito lo hanno ascoltato. Posso dirti da dove è nato tutto? Ce lo dirai fra un minuto. Va bene. Perché intanto vi mettiamo un bel linkettino in chat, che se volete potete andare a firmare una petizione per modificare il 3 ottobre 2024 numero 4, andate, firmate, non costa niente e a noi ci danno una percentuale. No, non è vero, però può essere interessante comunque cercare di dire la nostra da questo punto di vista. Poi c'è un utente che ha mandato un messaggio, adesso state buoni che si va dall'utente che ha mandato il messaggio e dopo si ragiona. Dopo ci spieghi le cosine. E l'utente che ci ha mandato il messaggio, come si fa così? È il buon, allora, Stefis 91, che ci dice: un consiglio, che non ho altri amici pescatori, e questo è male, vieni tutti i giorni, da lunedì al venerdì, trovi i pescatori qua su World Fishing, che è il primo canale tematico dedicato esclusivamente alla pesca sportiva, qua su Twitch, il migliore. Perché qualcuno ci sta provando a copiare le live, i podcast sulle altre piattaforme, fanno fighetti su Instagram. Dovete venire qui sopra, è qui che vi si fa. Detto questo, dicevamo, Beppe di Garba, faccio così. Beppe di Garba, vero? Che fanno un fenomeno, hanno cominciato a fare podcast. Il primo podcast, Primosa, oh Ciccio, è 5 anni, e si anni sono qui. Ma poi lasciate il latte, vai. Allora, detto questo. Consiglio che non ho altri amici pescatori, da qualche settimana che come pesco mi si infiamma il gomito con cui reggo la canna. A voi è mai successo? Pensavo fosse un problema dello spinning al siluro, ma oggi con una pescatina veloce con la canna fissa non piego più il braccio. Allora, Gallo, è il gomito del pescatore. Il gomito del pescatore, Gallo che fa così, secondo me, dai, o se no, anzi, risponde il buon Barbazzo, vai. Se no l'operatore 847 che chiama dall'Albania. Comunque, te lo sono con te, te lo dico. Penso che sia un problema fisico che dovrebbe risolvere, perché gli si infiamma il gomito, ma penso che sia un problema risolvibile, no? Un problema... Cioè... Allora... Io per esperienza ti posso solo dire che, visto che ha fatto pesca al siluro, quella è la causa del dolore della pesca a canna fissa. Infatti, cioè, ragazzi, quando vai al siluro ve lo dico anch'io, non ho pescato tanto il siluro, Gallo, ma quando ho fatto 8 sessioni di pesca in 2 mesi, quindi non è che dici, oh, c'è pesca tutti i giorni. Per qualche settimana dopo mi faceva male il gomito, anche a me, e il polso, tra le altre cose. Guarda, io sono qua così col polso perché... cioè alla fine con la pesca che faccio io è tutto, e sai, fosse stato il polso sinistro sono più allenato, ma il destro è dopo un po'. Allora, detto questo, Nico, quando non conosce alcune tecniche segrete, antinfiammatorio, non puoi fare altro. Quando si fa, vabbè, quando fai le sessioni al siluro ti ci dovrai abituare, fai la muscolatura, fai la fascia tendinea. Si sta scaricando il computer, ma come mai? Ci credo che si scarica, non ho messo la batteria in carica. Il buon Quinto dice: non frequento il posto, però tiro un moccolo potente. Nicola potrà tradurre, ci bannano, comunque non ci dissociamo, siamo d'accordo. E torniamo al Gallo che ci commentava appunto il discorso. Vai.
Se l'hai scordato. No, stavo dicendo, per il discorso della mappa stavamo parlando, no? No, io ti stavo dicendo che era uno potente, il padellano, un padellano potente. Ah, perdonate, senti, scusa, stavo ragionando. Senti bene il microfono? Sì, no. Sì. Allora, il tutto è nato alla volta di metà settembre, metà fine settembre, dove c'è stato un articolo. Metà fine settembre. Sì, indicativamente in quel periodo lì. C'è stato un articolo sulla Gazzetta di Mantova, una lettera al direttore, nella quale si andava a contestare il fatto che il scendere in acqua con una ciambella, un salvagente gonfiabile, riportava l'articolo, era una cosa insussa e pericolosa. Riporto solo l'articolo, non sono definizioni mie. Era una cosa molto pericolosa e quindi si andava a richiedere al direttore della, al presidente della regione di andare ad analizzare la situazione, perché è una cosa che è veramente pericolosa. Se dovesse succedere qualcosa anche durante un temporale, insomma, si metteva in discussione quello che era la sicurezza del pescatore, no? Questo casualmente dopo la gara del campionato italiano bellico. Questa è stata la prima cosa. Ovviamente tutti i club si sono riuniti, hanno risposto in maniera giusta, sempre a livello di gazzetta, ha acquietato la cosa per una decina di giorni, poi successivamente un'ulteriore lettera, quesito al direttore. Un'ulteriore lettera nella quale appunto si andava a contestare il fatto delle competizioni. Quindi le competizioni erano un qualcosa che non andava, che andava a disturbare la fauna, che andava a disturbare il discorso dei pesci, bracconaggio, non andavano bene, insomma. Ma se ti dico che da noi è successa una cosa simile qualche anno fa, io gli sparo a Pietro, cioè, da lì fai ASMR. No, sto togliendo il pongo dallo stampo. Ma mutati, maledetto. A me è successa una cosa del genere che fa anche un po' ridere. Qualche anno fa cosa successe? Che noi abbiamo a Viareggio, abbiamo Darsena di Viareggio, Marina di Torre del Lago, e nel mezzo c'è un chilometro di parco, ok? Non sono mai riusciti a fare questo chilometro, Gallo, di strada per collegare le due marine, perché c'era il parco, no? E sarebbe stato spettacolare, perché avresti avuto una lunghissima marina per i locali, per tutto e quant'altro. Cosa successe? Che negli anni esplose, non so se voi conoscete questo locale, chiamato Mamma Mia. È un locale LGBT+, eccetera, eccetera. Che allora non si sa più come dire, si vuole bene, ma datevi il nome, LGBT+, mi dissocio. E poi qui su Twitch, vabbè. Socio, Ok. Quindi praticamente questi locali qua, che erano tutti in fila, facevano musica all'aperto, spaccavano, è brutto dirlo così, ma spaccavano i culi nel senso buono del termine, non so se class, e mi quindi discosso dalle esclamazioni. Succedeva che la Marina di Torre del Lago aveva tolto tutta la clientela ai baroni della Darsena di Viareggio, che era quella più chic, quella che da tanti anni andava. Te trovavi la Marina di Torre del Lago strapiena di gente, e a Viareggio e Darsena non c'era più nessuno. Chissà come mai, tutto ad un colpo, arriva questa regola, questo regolamento comunale, eccetera, che solo dalla parte di Torre del Lago la musica doveva smettere a mezzanotte, perché altrimenti davano noia agli uccelli migratori. Cioè, così. Quindi, così la Marina di Torre del Lago morì e tornò in auge la Darsena di Viareggio. Chissà come mai. Ma sono meccaniche che possono capitare, cioè sono cose che giustamente possono capitare. Ma infatti, allora, dei due punti di divieto, diciamo, attuali, quello che è la Vallazza. Ah, ma questo è Grassini, perché il paradiso del Trambione lo può dire solo Grassini, non so, la Vallazza, quella lì è sempre stato storico, da lì si è sempre saputo
che non si poteva pescare, almeno in una parte non potevi pescarci, perché appunto era è una zona scusate di ripopolamento, è una zona di uccelli migratori, ci sono le cicogne, ci hanno visto anche delle aquile, cioè... perché tra le del lago c'erano gli uccelli migratori, volavano, no, erano l'uccello padulo, quello che vola all'altezza del culo. Scusa. Quindi lì ci può stare, tutta la parte alta invece che è raggiungibile tra l'altro solo in barca, c'era il Black Rom, quindi così e... è una situazione molto delicata. Ma ora Gallo e amici vi faccio una domanda, secondo voi cazzo una serata di uccelli, dice buon Grampi, grazie. La maglietta del Barbax è top, perché il Barbax c'è una stanza. Grumpy è un tema delicato stasera. Stasera vediamo se riesco, avevo i ticker e le varie cose. Stasera parliamo della chiusura appunto alla pesca del Parco del Mincio, che bello, fatto anche il balnerino. Vai. Ora io quello che vi chiedo, ve lo chiedo a tutti, no? Ma secondo voi le istituzioni che ci rappresentano a livello di pesca riusciranno a fare qualcosa o come al solito faranno solo un sacco di parole per poi lasciare tutto? E aggiungo, chi è che tutela tutti quei commercianti che hanno presa nel culo per questa cosa? Perché io sto ancora aspettando, no, una promessa fatta da marinai, aspetta, la promessa dei marinai come no? Sotto Covid, dove avevano promesso che tutelavano i negozi perché erano stati chiusi ingiustamente, perché la pesca, cosa stai facendo vedere il come si chiama il call center, ha ricevuto la telefonata il call center. No è che fuori penso che stiano tirando il collo a qualcuno, ho chiuso la finestra. Allora ho detto onde evitare rumori molesti, mi sono andato a vedere perché mi preoccupavo. Oh cazzo fai, stai a morire, mi dà fastidio. Mi regala sempre cose meravigliose, Pierre. Ho sempre dei regali fantastici. Insomma, che poi ci servono come. Io come pensavo che è andato via per la domanda di Peppe. Le promesse dei marinai? Allora, no, perché sembra molto simile. Perché all'epoca in primo piano c'erano le associazioni di categoria che ci avevano promesso a noi negozianti, no? Che eravamo stati comunque colpiti dall'ingiustizia, perché all'epoca la pesca, non essendo uno sport, era vietata, e a noi invece di tenerci, di dirci tenete chiuso perché che cazzo tenete aperto a fare se la gente non può andare a pescare, non può uscire di casa, no? Chiudete e che fate più bella figura, cazzo rimanete aperti a fare, e ci avevano promesso che avrebbero portato in Parlamento, comunque sotto all'attenzione dello Stato, no? Il torto che avevamo subito come negozianti, perché per un errore, per un piccolo cavillo, perché la pesca invece di essere sotto il Ministero dello Sport è sempre stata nel Ministero dell'Agricoltura insieme alla caccia, quindi siccome il caccia è pesca, no? Quindi siccome non si poteva cacciare, non si poteva neanche pescare, non potevamo andare a pescare, ma noi come negozi ci hanno trattato che potevamo rimanere aperti, ma non praticamente non potevamo lavorare. Allora oggi mi chiedo, quei poveri disgraziati che hanno aperto attività, che hanno bar, che hanno ristoranti, che vivevano su quel tipo di turismo lì, no? Oggi chi è che li tutela quelli lì? Posso rispondere? Prego. No. Sto cazzo. Ma la risposta ma sto grandissimo. Pietro aveva già autorato. Grandissimo, ma la risposta sto grandissimo. Ma non scherziamo. Ma io posso dire una cosa, almeno questo simbolino qua, che molti odiano e tutto, è stata una delle prime a mettersi il coltello fra i denti e saltare a
addosso. Sì, sì, ma io anch'io ho ricevuto email da quel simbolino lì, sai? No. Allora, non parlo di... allora, io posso dire per certo adesso che le associazioni come questa, Arci, la provincia e la regione si sono già sedute, e si sono già mosse. No, cioè, ma si sono mosse e poi hanno detto no, via, basta. No, è perché eravamo seduti anche noi. Ma sai qual è il... anche noi con loro. Il problema, il problema è solo uno, attualmente, che Parco del Mincio è europeo. Quindi dà bisogno di quel posto. E quindi è quello che attualmente, a livello di legislazione così, è quello che per queste situazioni qua deve dettare. Quindi sia la provincia che la regione hanno le mani legate per il momento. Però ci sono i tavoli già aperti, ci sono già le riunioni fatte, programmate, appunto per mettere a posto il tutto, perché da quello che sembra così, dalla sera alla mattina, sono stati letteralmente degli errori. Quindi qualcosa si è già mosso, perché se andate a leggere il regolamento che è venuto fuori dalla regione Lombardia, che comunque è entrato, diciamo, in essere, riporta, per fortuna, grazie, i divieti di trattenuta e le misure minime, cosa che non c'era in tutto quello vecchio. Raga, posso dirti, guarda, quasi con certezza che hai la fortuna di stare in una regione dove forse, e dico forse, qualcuno a cui interessa il business, non il settore, ma il business c'è. E ti spiego semplicemente perché. Perché quando c'è stata la chiusura, quando c'è stato il divieto di immissione delle trote, come diceva Pietro, no? Nel nostro amato Piemonte, diciamo che tutti hanno preso alla regola l'emendamento. Non si poteva e la gente non l'ha fatto, no? Quindi dal giorno dopo tutte le riserve hanno chiuso. E certo. anche in quel caso lì, tutti quelli che lavoravano grazie a quelle riserve se la sono presa letteralmente nel culo, senza neanche un messaggio di congratulazioni per averla presa nel culo. Quindi si sono svegliati e hanno trovato chiuso, e hanno trovato all'improvviso che dov'è che avevano il parcheggio pieno di macchine, dal giorno dopo le macchine non c'erano più. Ora ti dico questo, perché ti dico questo? Perché quando c'è stata la proroga, in realtà le regioni hanno preso tempo, perché comunque era un'assurdità che tu ti svegli una mattina e dici che da domani quella roba lì non si può fare, no? Dovresti dire guardate che dalla data X quella roba lì non si può più fare, quindi prendete le dovute precauzioni, fate quello che dovete fare, perché entro quella data quella roba non si può più fare. Invece lì hanno deciso una mattina, senza dire un cazzo a nessuno, che quella roba lì non si poteva più fare, no? Senza avvertire, senza far niente. La regione Lombardia che cosa ha fatto? Si è fatta i cazzi suoi, si è fatta la sua proroga, non ha guardato in faccia a nessuno e ha continuato a fare quello che stava facendo. Tanto dici, tanto siamo in Italia, non controlla nessuno. E ti dico che noi, che avevamo una delle riserve più belle, dove molti della Lombardia venivano a pescare da noi, ci siamo ritrovati al contrario, che adesso siamo noi che siamo dovuti andare a pescare da loro, perché da noi i pesci non ci sono. C'è tanta gente che ha fatto anche con le ridee. Hai capito? Dopo, noi avevamo una riserva dove chi abitava al confine veniva a pescare in Piemonte. Ci siamo trovati a fare il contrario, perché la nostra di riserva è chiusa, invece quella in Lombardia è aperta, perché loro hanno continuato a buttare i pesci lo stesso, perché la loro regione gli ha dato la proroga, mentre la nostra no. E ti dico che da quel punto di vista vuol dire che c'è qualcuno che dal lato economico ha interesse, perché poi è solo un discorso di... Dal lato economico sì, cioè purtroppo capito? Gira... A me dispiace dirlo, ma la federazione, cioè penso che siamo forse, se non l'ultima, forse solo quella di curling è peggio della pesca, secondo me, in Italia.
Forse addirittura ci battono quelli delle bocce, perché secondo me sono più importanti quelli delle bocce. Perché ce ne sono tanti. Bravo. No, ma oltre il fatto che ce ne sono tanti e che si fanno sentire, perché quando ci avevano chiesto, no, sotto Covid, che cazzo fai? Perché vuoi dire qualcosa di cattivo, non vuoi farti vedere in faccia? No, è che quando sento delle stronzate così grosse io mi ho un po' paura, ecco. Ma dette da me? No, in generale sulla federazione, su cui io devo perché? Stare zitto, perché non ho un gran rapporto con la federazione, devo stare buono. Io sto cercando di prenderla larga, ma di spiegare le cose come stanno in maniera educata, però cercando di spiegare le cose come stanno, perché sto cercando di trattenerti a schiaffi, no, ma perché solo per brevemente, nella fine del video il buon Ripamonti dice che un modo per far sentire di più la propria voce è quella di riuscire a colpire molte più persone, ok? Adesso lui parla del suo canale, ma in generale si parla proprio del mondo pesca, no? Chiaramente se tu hai una figura che ti rappresenta forte, puoi parlare e farti sentire quello che dici. Quando la FIOPS... La pesca non conta un cazzo in Italia, non conta nulla FIPSAS, non FIPSAS, Arci, Assolaghi... Non gliene frega un cazzo a nessuno, siamo come giovedì mattina davanti al comune, non c'è un cazzo di nessuno, siamo come il banchetto delle mutande da vecchia al supermercato, non ci va nessuno, ci vanno. La pesca, non ne frega. Ma guarda stasera siamo 17-18 persone a parlare di un argomento fondamentale. Siamo un tre bischeri, perché la pesca in Italia non ne frega un cazzo a nessuno, figurati te se quei bischeri lassù al governo in Europa gli dice non si può più pescare nel mincio, ti guardano e ti dicono ma che cazzo è il mincio, ma c'è affanculo te il budello, ma proprio ti dicono così gli europei, cioè non contiamo un cazzo. E poi vabbè, noi ce la rifacciamo sempre ragazzi sulla FIPSAS, su queste realtà qui, ma poveracci, cioè ma continua come i due di picche con briscola fiori, ti puoi immaginare quanto c'è, cioè, ci possono anche provare, si mettono al tavolino, si possono mettere anche sulla poltrona, si possono anche mettere sugli scogli e non ci fa nulla, perché i poverini non hanno peso a livello di nessun tipo, cioè perché comunque portano la voce di troppo, cioè siamo un pochi, capito? Non so come spiegarlo. No, scusami Nico. Siamo in pochi neanche tanto. Nico, non siamo così pochi, perché quando la FIOPS aveva chiesto di... ho capito, ma era un modo per portare un tot di tesserati, un tot di voci, e dire io rappresento una quantità di persone che ha questo problema. Tu devi portare dei dati. Se quando ti chiedono di farti una cazzo di iscrizione a una testa che costa 5 euro per dire io c'ho e rappresento questa massa di persone che porta indotto, porta negozi, porta gente che pesca e che consuma, porta gente che va nei bar, porta gente che va negli alberghi, c'è gente che va a fare le ferie, che gira per pescare, e noi comunque siamo un piccolo indotto, ma siamo un indotto italiano. E tutti si sono fatti i cazzi loro quando c'era da firmare le petizioni, le cose, nessuno le firmava. Adesso c'era scritto di prendere 1500, di arrivare a 1500. Ma tu mi vuoi dire che nella zona di Nitro Fa di Manto non ci sono 1500 pescatori che possono andare a firmare una cazzo di petizione? Ma ci sono, sì, ma non ci va. No. Cioè, nel senso, raggiungeranno anche l'affare il tetto delle firme, ragazzi. Ma se te vai in Europa. Non si è raggiunto. Nico, quando gli hanno chiesto, non si è raggiunto neanche il minimo storico per presentarti e dire noi siamo questi qui. Io dica, Gallo. Il problema, scusami Gallo, se posso dire l'ultima cosa, il problema è che non è che siamo pochi, siamo divisi. La pesca è una di quelle cose in Italia che è peggio dei comuni in Toscana, che noi a Viareggio ci stanno sul cazzo Pietrasantini, che stanno sul cazzo Camaioresi. La pesca, ma è possibile che già la divisione padellari e no kill, intanto cerchiamo di unire queste due cose qua, capito? E dall'altra parte poi le varie tecniche, cioè solo nella pesca spinning si potessero squartare le gambe l'un con quell'altro, perché quello che pesca il cavedano deve morire, quello che pesca la trota
gli sta sul cazzo quello che pesca il bass, che gli sta sul cazzo quello che lo pesca in un altro modo il bass, perché quello che lo pesca da Belli ce l'ha con quello che lo pesca da Riva, che ce l'ha con quello che lo pesca al supermercato, cioè è più o meno, dai. Ma perché, Nico, scusami un attimo, Nico, che discorso del cazzo è anche là che Taro è pescatore di chiuso, perché quelli che vanno libera, pago, ragazzi, ma in Veneto si tagliano le ruote delle macchine fra chi va a pago e chi va in libera, ragazzi, ma andate a trombadio, sotto tutti i fronti siamo divisi, dove la guardi la guardi, dove la guardi la guardi. C'è anche un gruppo feo, adesso io non lo so se tra, ma non me ne frega un cazzo, io lo dico. C'è anche un gruppo Facebook, io lo chiuderei domani mattina, che come titolo che a pago non vale. Ma a pago non vale che cazzo vuol dire? Ma tu sai cosa fa uno quando fa tar fishing nei laghi, nei grossi laghi? Ma ci abbiamo, sono sti discorsi di merda. No, ma è così. No, Nico, io non ci vado, io vado prettamente al fiume. Ma guarda che sono discorsi di merda, eh. Fermo restando che le carpette al lago, anche con la canna fissa, le vado a fare ancora adesso. Cioè, noi solo lì, facendo la stessa pesca, ci dividiamo anche nella stessa pesca. Come puoi pretendere di far fronte comune in una realtà grossa se sei così diviso? Cioè, ma come si fa? Allora, i temi sono due. La figa? No. No. Adesso, purtroppo, in questo momento qua non serve. Cioè servirebbe, no, forse servirebbe. Forse servirebbe se perché ci fosse tanta figa nella pesca l'Europa e ci penserebbe, te lo dico io. Un pelo di figa tira più che una treccia da 100 libbre. In questo caso qua. Comunque è un grammo di cacca al culo, pesa come 100 kg sulle spalle, scusate. Che merla. Questa la conoscevo. Si dice da noi: un grammo di cacca al culo pesa più di 100 kg sulle spalle. Scusate, basta. Questo è bello. Non posso più dire niente. Ci vanno le magliette con questo. Sì. Dicevamo: sono due i temi che noi abbiamo fatto una raccolta firme tutto per arrivare a 1.500. Sapete quanto è stato il limite di firme per far rientrare questo regolamento qua, per farsi sentire così, e le hanno raggiunte? 500. Cioè, non ho capito, bastavano 500. Hanno fatto una petizione prima della nostra, prima che nascesse tutto questo, per far rivalere il vecchio regolamento con le misure minime, portare via il pesce e tutto. 500 firme. E questo è stato portato ai tavoli della provincia e tutto, della regione, così alcune, per fortuna gli ha reso in faccia, così, però qualcuno aveva le conoscenze, è andato su, insomma, vabbè, comunque, questo per dire cosa, sono due temi, uno, che questi bene o male, chi ha mosso tutto, è una memoria storica, diciamo, del territorio e tutto, quindi ha riesumato quello che era la vecchia cosa. Ma poi, come dicevate voi, il fatto è che noi siamo 200 volte più grandi di loro come numero e avremo 250.000 volte più potenza. Il problema è che non è tanto la FIPS, l'ARCI, la regione o la provincia che non capisce un cazzo. Il problema è che non capiamo un cazzo noi pescatori. Il problema siamo noi che non capiamo un cazzo. Perché noi siamo 5 deficienti seduti qua a parlare di un tema che a noi è a cuore. Fuori ci sono altre 2.500 persone che stanno andando a pescare, sono consapevoli di quello che fanno, ma guardano il loro piccolo, purtroppo è brutto da dire, ma guardano il loro piccolo orticello. Quindi c'è la petizione del coso, ah sì, c'è la petizione, cliccaci, fallo, unisciti. Guarda il club, segui i negozi, fai aggregazione, perché come diceva Ripamonti,
Cioè, se non mettete il like o la campanellina a quello che fa i video o a quello che va in giro, quella persona lì può farsi un mazzo del genere, perché si fa un mazzo del genere per sgolarsi e fare contenuti, fare tutto divulgativi. Ma se non siamo noi pescatori che sosteniamo tutto questo, non andremo mai da nessuna parte. Ma anche perché non ci chiamiamo Michel Comì? No, ma perché? Allora, io adesso dico una cosa egoistica, perché dirò una cosa molto egoistica. E cioè, quello che sto... è più bello della Comì? Sì. Adesso come adesso io sto guardando il mio orticello. Cioè io sto guardando adesso i miei laghi, sto guardando il mio territorio e sto guardando quel posto che mi ha fatto nascere come pescatore, ok? Guardando quello... tutto il resto per me in questo momento qua non conta niente. Però adesso come adesso sono 20 anni che sono in ballo con il club, con i ragazzi, con le istituzioni per fare regolamenti, cambiare regolamenti, mutarli, far valere il tutto. E un pochettino c'eravamo riusciti, nel nostro piccolo c'eravamo riusciti. Mantova era fino alla a 20 giorni fa un po' in fiore all'occhiello, perché c'è... le guardie controllavano, perché le guardie queste qui controllavano, cioè sempre controlleranno ancora, però erano sempre perennemente in acqua. Cioè ragazzi che anche magari mi stanno guardando qua sulla chat, che mi chiamavano per delle segnalazioni e tutto, le guardie nel giro di un'ora intervenivano, mezz'ora. Quindi cioè, la tutela c'è stata, i regolamenti ci sono stati, e quindi eravamo in pochi, ci siamo mossi e tutto. Adesso come adesso dobbiamo andare oltre, quindi dico un'ultima cosa, poi dopo mi eclisso. Ci sono altri regolamenti che sono stati nei laghi di Mantova che molti non lo sanno, perché molti non sanno che fino a 10 anni fa tu non potevi pescare a spinning dal primo di gennaio fino al primo di luglio sui laghi di Mantova. Era vietato per un discorso di tutela del persico, del luccio e del bass durante i periodi di frega. Dopo anche lì c'è stato quello che si è messo in mezzo, vietato di pescare a spinning le esche artificiali, ma col vivo sì. Dopo è stato tolto, poi è stato rimesso. Quindi le cose sono sempre fatte, si sono sempre mosse nel nostro piccolo orticello. Però adesso come adesso, purtroppo 500 firme di certe persone valgono più di 5.000 di altre. Adesso non dobbiamo più essere 5.000, dovremmo essere 20.000 per farsi valere. Basta. Ma la questione, vedi qual è il fatto? Io non voglio tirare in ballo il discorso della FIPSAS, perché comunque io sono partito anni fa veramente, tra altre cose io sono tesserato FIPSAS, quindi non è che dici tutti, io sono tesserato e ti dico, il problema della FIPSAS è sempre stato quello di essere un dinosauro che si muove nel 2024, quindi ha dei sistemi, cioè purtroppo quando passi ecco, l'anno scorso a Napoli la FIPSAS ha fatto una bella cosa alla Fiera di Napoli, che aveva già provato a fare all'ultimo Vicenza, cioè fare qualcosa di più per i ragazzi, ma non cose stupide e banali, ma cose divertenti con dei giochi particolari, delle prove di lancio, dei simulatori di pesca, cioè hanno strutturato qualcosina. Il problema è che è ancora molto molto, diciamo, farraginosa la cosa. Nico, scusami, anche a Mantova è così, cioè a Mantova tutti gli anni abbiamo almeno 3-4 eventi con la FIPSAS di Mantova che organizza, dove ci sono dei ragazzi che comunque hanno la mia età, con biologo, esercitazioni di lancio, scuole di pesca per i giovani, la stessa cava nostra, mia, dove sono vicepresidente, laghi di Cavallara, stiamo lavorando per fare anche con la FIPSAS tutto un discorso di istruzione, così, cioè purtroppo la problematica... un pochettino sono cambiati, stanno cambiando un pochettino. Mi dispiace Gallo, non darti ragione su questo argomento, il problema della FIPSAS è che lavora a macchia di leopardo. Che cosa significa? Sì. Evidentemente nella tua zona ci sono dei responsabili in gamba e quindi la FIPSAS lavora bene. Infatti, se ti sposti... che ti dico, guardo il mio orticello, purtroppo. Se ti,
se ti sposti da altre parti, purtroppo la FIPSAS viene vista come il demonio. Da noi, per esempio, io faccio la FIPSAS e nelle mie zone ci sono c'è un lago. Io, se voglio, c'è un lago solo, quindi dovrei fare tutto l'anno la tessera per pescare in un lago. Capito? Detto questo, io dico, che è successo a Beppe? Non so, sta combinando qualcosa. Beppe ha avuto dei problemi. Lo muto un attimo perché si è dato qualche colpa al computer, si è alzato con le cuffie, chissà che cazzo ha combinato. Il problema da noi in generale è che dico, ok, al di là del fatto che la FIOPS è nata e morta, perché cioè vuoi creare un'organizzazione, benissimo, invece di crearne un'altra come fanno con le fiere di pesca, che se ne crea un'altra invece di dare una mano a quella esistente, fai la FIOPS. Dai una mano alla FIPSAS, cerca di svecchiare la FIPSAS, ma non è facile. Sì, ma hai creato la FIOPS, sei durato quanto un gatto sull'Aurelia e non hai cambiato niente. Come nel set, è nata la OPES. Cioè, nascono una fatta bene, e quando succedono queste cose come ai laghi di Mantova, possibile che a me, che sono un pescatore tesserato da tanti anni, non mi arriva un'email, Gallo? Ho scritto, sta succedendo questo. Pescatori di tutta Italia, unitevi, cittadini italiani! Capito quello che ti voglio dire? Cioè, l'associazione di settore nostro non è smart da dire, ok, sta succedendo questa cosa a Mantova, mandiamo una mail a tutti i tesserati. Perché se io non guardavo il video di Ripamonti, che non è un responsabile FIPSAS, io non l'avrei saputa sta cosa. La sapevate voi di Mantova e magari qualche pescatore di basso sparso per l'Italia. Uno come me, che nei laghi di Mantova non ci ho mai pescato, non avrei saputo mai niente, non avrei mai fatto una serata. Io l'ho trovata sulla chat di autocostruzione su Messenger, l'ho trovata su un gruppo di Messenger, l'ho trovata. Hai perfettamente ragione, più che altro perché ad oggi questa cosa qui farà molto male a chi come te vuol venire a pescare a Mantova. E io ne ho tantissimi ragazzi che mi hanno... Scusate, ho scoperto le cose. Tantissimi ragazzi che mi hanno contattato dicendo, ma io voglio venire a Mantova. Gli ho detto, guarda, attenzione perché ha cambiato il regolamento. Aspetta, perché adesso come adesso, cioè prima controllavano, fino al mese scorso, controllava la finanza su tutti i laghi, la finanza, la polizia locale, il parco del Mincio e la vigilanza. I Power Ranger. Storia, eh? E anche i Power Ranger. Mancava, c'è quattro ragazzi, a Mantova ci sono quattro enti che controllano, eh? A Massaciuccoli c'è il Black Dome, i cinesi e poi c'è gli spaccini, quei tre li controllano. E di questi quattro enti, gli unici con i quali magari puoi parlare, cioè io che vengo da fuori dico, cavoli, no, non ho visto, ma io ho il vecchio regolamento così, è magari la vigilanza ittica, che capisce che appunto è la FIPSAS, quindi c'è, ok, forse la polizia locale ogni tanto, ma gli altri, se vai, cioè, ti fanno un culo così, durante l'Italy ci hanno fermato in barca, c'è il giudice di gara che era in barca, è stato fermato due volte in due giorni in barca intanto che faceva le pesature dei pesci. Gallo, posso dire una cosa? Certo. Posso dire una cosa? A me questo, cerco di parlare perché sto discorso, a me, spero di non lanciare il computer, a me sti discorsi mi sembrano tanta polvere negli occhi. Cosa voglio dire? Perché capita anche qua, anche da me. Allora, noi qua abbiamo due o tre campi gara, regolarmente ci vado, ma che cazzo mi serve io vedere un guardiapesca che viene da me al campo gara? Ma lì siamo tutti a posto. Quando io vado nel campo gara, ma chi è che fa bracconare? No, fermo. Non è guardiapesca. Non è guardiapesca che è venuto. Controlli quello che vuoi, la FIB controlli. Vabbè, non è guardiapesca che è venuto a controllare, è la guardia di finanza. Ma qua sono inesistenti. Ma da voi? Infatti... Io sono 10 anni adesso, sono 20 anni che pesco, non mi è mai venuto a controllare nessuno. A noi i controlli vengono visti un po' come le bionde intelligenti, dicono che esiste ma nessuno ne ha mai vista una. Allora,
Nico, vi racconto questa e poi mollo un attimo, proprio guarda, un secondo. Noi abbiamo qua la confluenza Tanaro e Bormida, dove uno abbastanza, non mi sembra il caso di fare nomi, che fa anche video su Sky di Barbie, ha fatto un video pubblico, proprio esplicito, che mostrava alla confluenza di Tanaro e Bormida di quando il Tanaro... Sì, che di quando il Tanaro andava in piena, ha fatto il video delle macchine spiegando che quelle persone facevano pianta stabile una settimana, due settimane, tiravano la rete da sponda a sponda, la confluenza. Ha fatto un video pubblico. Lì ci vanno i militari, lì ci vanno le bombe da quella gente lì. Ci vanno le bombe. Non fa niente nessuno. Non viene nessuno. Ma... adesso qua si stanno... E tu fai video, tu li chiami, tu gli dici, tu gli spieghi, non fanno nessuno. Poi vai al campo gara, vengono lì e fammi vedere. Ma cosa ti faccio vedere? Perché se magari lì non c'è problema e non c'è rischio. E lì la schioppettata la prendi. Ma infatti il fatto del... controlli che mi dicono sui laghi, sui campi gara, su quello... Per me è polvere negli occhi, ma vieni qua. Non lo fanno, come da noi dal bracconiere, a Barbax dal bracconiere non ci vai, il bracconiere ti dà tre ciaffate, capito? Nel Tanaro ci sono posti da car fishing ancora qua che fanno paura. Ma purtroppo sono bellissimi, sono i migliori. È il discorso che dicevo prima, cioè purtroppo io sto guardando il mio orticello, nel mio orticello siamo arrivati ad un punto dove per fortuna c'ho le guardie armate, che se arriva il bracconiere c'è la guardia armata che va a controllare. Perché non viene? Perché sono mezzi sicuri, diciamo. Max, calmati, pigliano due goccine di Rivotril, calmati. Non sono mezzi sicuri. Sono, se c'è il bracconiere con le reti, c'è la guardia armata che ci va. Cioè, come molto probabilmente sono sicuri che lì non vanno. E allora andiamo a vedere. Qua c'è il 100% che non ha capito. Non ha capito. Perché per pazzo gli si è chiusa la vena. Gli si è chiusa la vena, non drena più, non drena. No. Ti sta dicendo, Barbasso, che dove c'è lui... se vedono un bracconiere vanno col fucile, fine. Da noi purtroppo non succede, vedo. Purtroppo c'è, sono difficili da prendere tutto, e ok, però c'è, ritornando al discorso dei divieti, dei controlli, così Manto era arrivato a un punto dove per fortuna rispetto a 10 anni fa adesso i controlli ci sono, che siano campi gara, che siano in acque libere. Cioè, Mantova ti vengono a bussare sulla tenda di notte. Cosa che perché? Anche da noi Black Rom. Anche da noi Black Rom. No, invece no, qui no. Cioè, perché? Perché la tenda non puoi metterla, non puoi campeggiare. Sul cerchio te devi mettere una tenda montata in più con i manichini dentro, per far pensare che sei in 7-8 persone, perché se no ma non è una barzelletta, succede. Capisci, dottore, quello che ho detto, capisci quello che intendo? Allora, diciamo che la norma non è l'orto di Gallo, capito? La norma è che stava diventando una piccola osi felice. Sul litorale romano fino a 5-6 anni fa c'è chi scendeva con la pistola per levarti l'attrezzatura. Anche qua lo fanno. Ho sentito qualche roba lì a Po, in un paese qua vicino. Ne parlavo con un gestore di un lago. O ti spaccavano le macchine per vedere dentro che cosa c'era. Da noi lo fanno sempre. Vedo. C'è stato un periodo tutta l'estate, tutte le notti, soprattutto a zona limitrofe di Ostia. E questo è un argomento molto interessante che esploreremo lunedì prossimo, la sicurezza nella pesca sportiva. Lo esploreremo lunedì prossimo insieme ai ragazzi che vorranno partecipare, perché questa sera vi vo nel culo, ma che 10 alle 11 si va a letto. Comunque, Beppe è morto. C'è un testimone. Sì, sentiamo solo la voce. C'è un testimone che vuole rimanere anonimo. Per parlare della Fipsas,
Mi ha chiesto, non si vede neanche lo schermo nero, che cazzo mi ha, chiesto di rimanere anonimo e io ho dovuto, vedi, si vede l'onda lì, allora a noi. Beppe, allora io vado a letto, così non mi comprometto. No, non puoi. Devi sentire l'anonimo. Ma andare a letto, vado culo. Non so chi è Beppe, questo è l'anonimo. Anonimo, lascia, a parte cazzo, c'ho la regia, sei entrato la tua regia? Sì. Oh, non so chi sia regia. Si è spuntato così. Vada anonimo che poi Nico va a dormire. Comunque che gallo, Sentivo il signor dottore che diceva che la federazione lavora a macchia di leopardo. Ecco, noi siamo una macchia nera di merda che non ci hanno caccato, sono 15 anni che non ci caccano più, però ci chiedono le tessere, ci chiedono il tesseramento, perché venite a fare le tessere, andiamo nei negozi e le tessere ve le dovete pagare e poi quando le avete fatte vi recuperate i soldi. Quindi uno giustamente dice: ma vattene a fanculo te e la tessera della tua federazione. E ci avete abbandonato come campi gara, eravamo uno dei campi gara più belli che c'era in Italia, ci avete mandato a fanculo perché dopo un paio di piene non si prendeva più i pesci e i vostri amici garisti, no, hanno cominciato a lamentarsi e quindi hanno deciso di spostare tutte le gare in altri posti e quindi a sputtanare completamente tutti quelli che avevano creato un indotto in quelle zone di pesca. Perché quando l'anonimo era piccolo andava nelle zone del Po e c'erano 100 pescatori che pescavano, no? E quindi immaginate 100 persone che si spostano, 100 persone che mangiano, 100 persone che pernottano, che non vengono più nella nostra zona. Ora, onestamente, io sono anzi, noi di questa zona abbracciamo tantissimo gli amici di Mantova, vi siamo vicini, lottate perché domani potrebbe domani potrebbe essere il mio di parco che decidono di non farmi andare più a pescare. Io la petizione l'ho firmata anche se sono lontano, però mi piacerebbe magari un giorno venire a trovarti e tu mi dici ti porto a pescare lì, e non si può. E quindi secondo me quello che bisogna fare come pescatori è unirsi oggi. E il problema è Mantova e quindi risolvere il problema di Mantova, perché domani potrebbero bussare alla vostra di porta e dirvi che nella vostra zona non potete andare a pescare. Ringraziamo l'anonimo perché non ci ha messo non ci ha voluto mettere la faccia perché è pericoloso in questo periodo, ci sono le autobombe. Ringraziamo il nostro anonimo alias PB. Mi manca un po' Beppe però adesso, però vabbè, dai, signori, possiamo fare a meno anche di lui. Grazie anonimo, io direi che allora, detto quanto idiozia in una sola live, detto questo ragazzi andiamo in chiusura, ci vediamo lunedì prossimo con la peripesca, ma domani sera 21:30 qua ci sarà il buon Gallo con il buon Fuso. Di cosa ci parlerete? Domani sera avevamo intenzione di parlare di nodi. Perché nodi? Con Mantova in nodi. Ah, nodi, ok, di nudi. Nudi? No, nudi no. Di nodi. Parleremo di nodi nel bass fishing. Perfetto, quindi domani... Buonanotte Beppe. Beppe Fisherman, domani sera 21:30 troverete il buon Gallo con il buon Fuso che parlerà di noi. Mercoledì sera, serata Maze Mate con un'intervista esclusiva a numero di oggi. Quindi ci ha sentito Donati, che tanto è sparito perché ha lavorato un giorno e quindi è stanco. Grazie, ma te che lavori un giorno e sei stanco, vaffanculo, te lo dico da te, è un pezzo di merda. Qui siamo tutti gente che ha lavorato tutto il giorno. Stasera siamo venuti a fare un'ora e mezzo in live e te perché hai lavorato sei un... Te lo dico, guarda, perché se bannano il canale è arrivato l'anonimo. Quindi, giovedì sera invece, Pietro, di cosa ci parlerai? Che se un impari a farti la regia da te... in culo, dai. Lo so, sì, c'ha ragione. E, guarda, stiamo ancora decidendo perché c'è sta il buon Riccardino che
ancora problemi di connessione, quindi no, vediamo. Solo di connessione? Di qualità allora, audio video non ne vogliamo parlare? Beh, magari, magari non rubare il telefono alla mamma. E venerdì sera invece avremo la serata con il nostro, non so se giocherà Fishing Planet, con Ale che appunto a pesca con il mouse, che illumina, ragazzi, venite a partecipare perché è una cosa molto carina, ci siamo tutti a moderare, andiamo. Detto questo ragazzi, un bacione, tante care cose, e come sempre il motto di, del dottore, che è catch and release, che credo questa sera ci stia anche di molto bene, giusto? Dai, speriamo che riaprano i, i bordelli. Buonanotte. Sì. C'era anche l'outro. Scusate, ma ci voleva.